und Monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di radiosaius.it abbia inizio. Via! E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Saiuz. Siamo di nuovo in diretta anche quest'altro lunedì 19 giugno 2017 alle ore 22:02 minuti primi. Siamo partiti puntualissimi anche quest'altro lunedì. Salutiamo tutti i cari amici che ci stanno ascoltando da tutte le parti del mondo, in particolare in questa nostra splendida penisola, da nord a sud, da est a ovest. Li salutiamo tutti, un abbraccio calorosissimo e grazie per essere qui con noi anche questa sera. Ci scusiamo appunto se ultimamente l'altro lunedì non siamo andati in onda per motivi tecnici, ma questa sera siamo di nuovo qui, tra l'altro solo io, mi spiace per gli amichetti maschietti, ma c'è solo questa voce maschile che parla per voi. Magari per le amichette femminucce potrebbe anche andar bene, o questo trombone pentola di fagioli vi parlerà appunto per un'oretta come al solito. Fino alle 23 vi teniamo compagnia, e chi sarà l'ospite di questa sera lo scoprirete tra pochissimi minuti. Intanto, orfani di tutti quanti, solo io e il grande testa di caso, aiuto alla regia in questa sua prima esperienza, caro Ugo. Ciao, buonasera a te, come stai? Buonasera a tutti quanti, io sto bene carissimo, e voi? Porca miseria, e beh, sì. Noi qui... Sto avendo un piccolo problema con Facebook, ma adesso vedrò di risolvere il tutto il prima possibile. E allora, caro Ugo, grazie che sei qui alla regia, appunto al posto di Saiuz e della Priscilla, che questa sera non ci sono e anche non sappiamo per le prossime puntate. Intanto andiamo in onda così, ovvio che un saluto va anche a loro e a tutti coloro che collaborano e ci aiutano per andare in onda. Allora, caro Ugo, farai le veci e le feci e le veci di Saiuz. Era una battuta scadente in stile saiuziano, ma dovevo farla in sua assenza, qualcuno doveva pur prendere posto a questa bassa battuta. Di bassa lega. Allora, caro Ugo, mi sa che tocca a te fare il solito, diciamo così, no, sermone sulla lista della spesa dal condominio di Radio Science, giusto? Esattamente, caro Gianluca, la famosa lista della lista spesa. Della spesa. Allora, qual è questa lista della spesa? Per chi magari perché ci sta ascoltando per la prima volta, ovviamente gli altri che già sanno, non è un chilo di pane, 200 grammi di formaggio. Non è questo, ma sono le radio che ovviamente collaborano con Radio Science e rimandano il segnale, anzi ci rimandano il segnale, e noi ringraziamo ovviamente, che sono Modena Noi Radio da Modena, Radio Favaro Veneto da ovviamente Favaro Veneto, Radio Isso sempre da Modena, Radio Reno Web da Bologna. Ovviamente abbiamo Radio Sismondi Libri da Sangarene, provincia di Treviso, e Radio Valdichiana dalla Valdichiana, appunto. Benissimo. Come dice sempre il buon Saiuz, un saluto a tutto il condominio. Esattamente. Di cui... Posso ovviamente ripassarti la parola. Ah no, beh, potevi anche tenerla per dire altro. Non ah c'è... no, perché ma... non mi permetterei. No, sei libero di fare ciò che vuoi, tanto lo spazio gratuito è libero a tutti in questa ora. Caro Ugo, anzi ti rifaccio ritornare alla regia perché so che sei intrigato ovviamente a fare a seguire tutto quanto la regia, quindi grazie per il tuo sostentamento psicofisico attitudinale. Mettiamola così. Allora, cari amici, naturalmente ci potete ascoltare su www.radioscience.it, che è il nostro sito, scriverci in diretta sulla chat lì del sito, e udite tra poco andremo a chiamare l'ospite, perché caro Ugo, appunto ci collegheremo col telefono cellulare e chiamiamo, e chissà
se ci risponderà. Allora, lo chiamo o non lo chiamo? Non lo so, aspettiamo un po', l'ospite si fa attendere come le grandi star e io direi invece sovvertiamo l'ordine degli addendi e della scaletta e andiamo subito ad ascoltarci un brano di Eddie, l'ospite che abbiamo questa sera appunto, e così cominciamo un po' ad entrare nel suo mondo, a capire, a contestualizzare, dopodiché lo chiamiamo e vedremo se ci risponderà. Con quale brano partiamo, caro sì, Luca, buongiorno. Ci ha chiamato lui invece. Ciao Eddie. Ciao a tutti, buonasera. E noi volevamo stare in suspense per sapere se ci rispondevi, se c'eri, anche perché siamo sul cellulare. Caro Eddie, benvenuto allora qui con noi di Radio Science. Grazie mille. Ai due compari più uno, grazie, questo consueto appuntamento lunedì, grazie a te per aver risposto alla nostra chiamata. Allora Eddie, dicevo, cominciamo, sovvertiamo l'ordine solito ancora di più e ci ascoltiamo un tuo primo brano, che ne dici naturalmente, poi cominciamo la chiacchierata insieme, va bene? Sì, dal momento che non è Equitalia che chiama sono più rilassato, quindi possiamo perché beh, Equitalia sarebbe stato quello 0206 immagino. Non ho guardato bene il numero, infatti sono stato un po' azzardato a rispondere così all'improvviso. Così di botto, esatto. Di botto, e, sì. E ti è andata bene che eravamo noi di Radio Science. È andata benissimo. È andata di benone. Allora, caro Ugo, ascoltiamo Save the World, giusto? Editi, no, va bene Save the World, per la precisione. Scusa. Sì, Love Save the World. Sì, esatto. Brano partito! Love Saves the World di Eddie su radioscience.it con i due compari più uno. Save the judge of war, Lord, it's just universal love. Love save the war in this time. Love save the judge of war, Lord, it's just universal love. For a lot of people it goes a riot, for a lot of people it goes really wrong. A lot of people life is in the light. A lot of people won't send you down. Who can explain this gap a lot? What can do more for judge a song? Love is foundation, is the first stone. Life is much more than diamonds and pearls. No one ever be the same. We live in equality. Every man living his own pain. Imagine you're still time to themselves knowledge. They got an ego to feed now. Don't share what they know. Destruction of the soul is the vanity. Destruction of the man is immorality. Destruction of the soul. Love saved the judge of war. Lord, it's just universal love.
vai. E rieccoci qui in diretta web come ogni lunedì, o almeno quando riusciamo ad andare in onda, e naturalmente siamo qui con Eddie, il nostro ospite che abbiamo appena chiamato e di cui abbiamo ascoltato un primo brano, giusto anche caro Eddie, per contestualizzare e per capire anche un po' di cosa stiamo andando a parlare, che era Love Saves the World. Ciao Eddie, allora buonasera, benvenuto su Radio Science. Buonasera a tutti. Esatto. Ciao a tutti. Allora, caro Eddie, cominciamo la nostra chiacchierata di quest'oretta, poi alle 23 finiremo. Allora, iniziamo al solito, sai, qua andiamo un po' a ruota libera e io ti faccio sempre domande come se fossi uno che non sappia nulla. E infatti è stato difficile, non abbiamo trovato nulla di te, che di solito ci prepariamo con le schede. Ma infatti mi ricollego in Equitalia, mi ricollego in Equitalia, esatto. Per questo che non trovi nulla, ecco. Tengo un profilo basso. Esatto, e stai nel pezzo, usiamo l'altro termine tipico da film americano. Sì, per cui ti dicevo, sai, di solito noi almeno ci prepariamo con le schede, biografie e quant'altro, ed è stato bello perché appunto stasera quando sono andato a vedere qualcosa di te, a parte appunto i brani da Giamendo e appunto tramite cui ti abbiamo contattato, non c'era altro nel web. Ma adesso ci racconterai tu di te, caro Eddie, giusto? Certo, volentieri. Volentieri. Partiamo dal brano che abbiamo appena ascoltato, no? Intanto, sì. Raccontaci un po' come è nata anche, come nasce la tua musica, come è nata la tua passione e anche il fatto che fai musica. Ma la passione nasce lontanissimo ormai. Sì, da lontanissimo. Io avevo 4 anni quando mia mamma è scomparsa purtroppo quest'anno per una brutta malattia. Non voglio rattristarvi, però. Purtroppo ne so qualcosa. È la vita. Quindi, ti dicevi, è il fulcro. No, però insomma, ringrazio la mamma perché a 4 anni la mamma appunto è stata il fulcro. Lei era appassionatissima di musica di ogni genere, di ogni tipo, anche la più fetish, anche la più brutta, però piaceva qualsiasi tipo di musica. Mi ha contaminato l'anima con Bob Marley, mi ha regalato il primo disco della mia vita a 4 anni di Bob Marley. E quindi ovviamente mi ha condizionato, da lì in poi mi ha condizionato. E questa canzone diciamo che prende parecchio spunto da quegli accordi, da quelle note e da quei sapori, no? Okay. Arriva un po' da lì, ecco. Ecco perché, come ti dicevo anche prima nel fuori onda, prima di partire, lo diciamo anche ai nostri amici, che tanto poi andremo ad approfondire, che avendo ascoltato i tuoi brani stasera, no, quando mi preparo prima di andare in diretta, ti avevo detto, sento diverse cose, diverse contaminazioni, tra cui appunto anche quella stile reggae, no, che abbiamo sentito anche qui. Però anche del rock ho sentito, poi lo sentiremo anche in altri brani, del rock e dell'acustico, che poi vediamo, sì. Ah, assolutamente sì, lì secondo me questa cosa dipende dal fatto che ho vissuto per lavoro e anche per diletto, ho vissuto in diverse parti del mondo e in diverse parti del mondo, oltre a imparare la lingua, la cultura, ovviamente respiri la loro musica, no? Ti entra proprio dentro e quindi quando poi metti le mani sulla chitarra esce quello che hai dentro. Questa è bella, metti le mani sulla chitarra ed esce quello che hai dentro. Ma raccontaci anche un po', quindi mi dicevi anche prima che appunto tu l'origine è anche brasiliana, giusto, se non erro? Sì, io sono nato in Italia, da genitori italiani, però nato qui e cresciuto tra Italia e Brasile, appunto per lavoro dei genitori. Ho fatto la scuola e ovviamente mi sento sicuramente più italiano perché oltre a nascerci ho fatto tutte le scuole, però ho passato parecchi anni in Brasile. E quindi diciamo anche questa tua, perché è ovvio che inevitabilmente, passami il termine contaminazione, ma comunque è acquisire anche cultura, no? Di scambio tra l'altro con un paese opposto anche come continente al nostro, quindi ti apre anche la mente. Assolutamente opposto. Sì, per mille aspetti, totalmente opposto e molto più ampio, non solo come densità, capacità demografica, ma soprattutto come musica. Ha veramente un bacino d'utenza immenso. In Brasile, anche se fai musica abbastanza diciamo bruttina, riesci comunque a farla girare perché il bacino è veramente ampio, no? La popolazione è tanta, sono veramente tanti. E poi sono dei gran cultori di musica, no? Loro ascoltano musica molto più di noi.
Vedi, questo è molto importante. Questo, si ha una cultura musicale più ampia della nostra, dunque, in Brasile, giusto, Eddie? Molto di più, molto di più, molto di più. Non ci aspetteremo mai che in Brasile ci sono band che vivono, e non male, di metal. Di Sepultura, su tutti, sono brasiliani. Loro vivono di metal da ormai 20 anni. Non ci aspetteremo mai. Qua in Italia è una roba un po' meno fattibile, secondo me. È impensabile, in effetti, specie anche come genere. Sì, non volevo dirlo, ma sì, no, diciamo, non ti preoccupare. No, 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 non ti preoccupare, non offendi nessuno, non sei fuori dai canoni di Radio Science, non imponiamo niente nessuno, però potevi dirlo, sì, no. Anche perché, in effetti, non ci avevo mai pensato che Sepultura fossero di origine brasiliana. Hai ragione, no? Ma sì, grazie, sì, anche... ci erudisci anche in questo concetto. No, molto interessante. Quindi ovviamente le contaminazioni, come spesso accade per gli artisti, provengono anche ovviamente dal tuo vissuto e dalle tue esperienze di vita, no? Quindi, come dicevamo. Certo, sì, certo. Io vorrei anche subito andarci ad ascoltare un altro brano, ma prima di ascoltarci un altro brano, che casomai, se vuoi, dei vari che abbiamo anche scaricato e deciso prima, se vuoi, casomai, già dire quale ti piacerebbe da far ascoltare ai nostri amici, così poi lo andiamo a commentare. Che Ugo, prima hai parlato di rock. Di rock, sì, bravo. Sì, hai parlato di rock e di reggae, e quindi sì. Direi sound, che diciamo mescola bene le due cose. Sì, quale non mi dire, perché sai che ce n'è uno preferito che me l'hai tagliato. No, sound. Sì, sì, lo so, ma non mi dire, perché ce n'era uno di quelli che mi piaceva e hai detto no. Questo no, sì, sì, ho capito quale. Hai capito quale, esatto. Sì, 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 possiamo usarlo come bonus track quelli, dai. Sì, ma ormai no, ma non c'è problema. Ok, allora la prossima domanda sarà, che poi è di consuetudine, di rito, che chiedo anche di solito ai nostri ospiti, che è anche banale, mi rendo conto, però è da come nascono le canzoni e come le componi, cioè nel senso da dove parti, perché poi ognuno ha il proprio metodo. Anch'io, sai, suono un po' la chitarra, batteria, varie cose, un po' di esperienza, quindi anche un titolo personale di curiosità per vedere in quale categoria poi ci andiamo a conficcare, perché è vero che poi ci sono vari metodi e ognuno ha il suo e tutti vanno bene. Tu invece come fai? Certo. Sì. Guarda, ci sono vari metodi e c'è anche il non metodo, quello che è il mio, che appunto non ho nessun metodo, perché cito forse tristemente, perché non è uno dei miei artisti preferiti, però Vasco Rossi dice una cosa veramente giusta, dice: le mie canzoni vengono fuori già con le parole. Ecco, sì. in alcuni casi io mi trovo d'accordo con questo pensiero, in altri totalmente no, perché in altri faccio una fatica bestia a tirare fuori 4 parole. E invece, appunto, altre volte riesco prima a tirare fuori le parole e poi la melodia. Io certo. Compongo tutti i miei brani, li arrangio e li produco totalmente da solo. Ah, bravo. E tu suoni che strumento, però, nello specifico? Perché io suono la chitarra. Esatto, la chitarra. Voglio dire, poi gli altri strumenti, la domanda di rito... Poi gli altri strumenti... Chi te li suona? Sì, io ho una band. No, io qualcosa io, ma se no io ho una band che mi accompagna in questo progetto, in questo viaggio musicale. E lì volevo arrivare, infatti. Allora, ci andiamo ad ascoltare Sound di Eddie e poi riprendiamo la nostra chiacchierata insieme. Naturalmente, se avete domande, curiosità o volete interagire con il nostro ospite di questa sera, potete scriverci come al solito nella nostra chat sul sito www.radioscience.it oppure in Facebook sulla pagina di Science, di Radio Science, e ci potete fare le domande che volete. Noi le giriamo all'ospite in questione. Allora, cari amici, ci andiamo ad ascoltare di Eddie Sound su radioscience.it. This sound, broadly slavery, still waiting, stopping your hypocrisy, stepping up society, yeah, it's time to live and free, yeah. This sound, broadly slavery, still waiting, stopping your hypocrisy, stepping up society, yeah, it's time to live them free. Your silence says so many things. Living in the darkness you don't see. They want you to be, you're what you hear. Don't forget it. Wish I could give vibe that instill freedom to move and freedom to live. Fun is not a sin. Time is your hands, don't misspend it. This sound, throw them into slavery. Stopping your hypocrisy, stepping up society, yeah, it's time to live.
live on free. Yeah, this sound rudiment is slavery. Still waiting, stopping your policy. Stepping on society, yeah, it's time to live on free. In the darkness you don't see. They want you to be. You're what you hear. Don't forget it. Wish I could give vibe that instill freedom to move and freedom to live. Fun is not a sin. Time is your hands. Don't misspend it. In every morning and in every night. In your mind, a note after note, beat after beat, leave all behind. Yeah, this sound rudiment of slavery. Still waiting, stop on your hypocrisy. Stepping up society, it's time to live and free. Yeah, this sound rudiment of slavery. Still waiting, stop on your hypocrisy. Stepping up society, it's time to live and free. Bene, siamo di nuovo in onda qui appunto con i due compari più uno che poi è solo uno, cioè il sottoscritto. Questa sera appunto ci sono solo io. Ah no, c'è anche Ugo, testa di caso alla regia. Grazie Ugo ancora per il tuo supporto e aiuto. E con noi appunto abbiamo questa sera come ospite della puntata numero X, andatevela a scoprire o ve lo diremo la prossima volta. E dall'inizio dell'anno ovviamente di questo 2017, siamo già a metà giugno superata da poco, e quindi siamo in compagnia di Eddie, questo nostro amico, nuovo amico di Radio Se Style. Posso? Vai Eddie. Un'altra testa di caso, se posso dire. Puoi dirlo tranquillamente. Ok, no, mi ci sento molto. Sì, sì, no, io voglio stare in compagnia dei miei simili. Sì, sì, di testa di caso. Mi ci sento molto. Sì, sì, mi ci sento. Eh beh, ma Ugo ha scelto questo nome non a caso, appunto, ma con molta testa. Appunto. È anche un po' ironico così. E ti induce poi a pensare subito a quello, invece poi ti delude nella finale, perché noi non diciamo mai le parolacce per rispetto anche dei nostri web radio ascoltatori. Perché nella vita privata ne possiamo dire quante vogliamo, ma poi in pubblico, dai, è carino anche rispettare chi ci ascolta. No, c'è già chi lo fa apertamente, sì, e tanto anche. E anche tanto, e poi lo fanno tutti ormai, quindi noi vogliamo essere anche di controtendenza. La controtendenza, infatti, esatto. Certo, la controtendenza è questa. No? Esatto, questa. E non essere di controtendenza in quell'altro senso. Bravo Eddie, ti ringrazio che apprezzi questa scelta. Appunto, allora ti dicevo Eddie, parlavamo poco prima di chiudere, intanto se volevi dici anche due parole sul brano che abbiamo appena ascoltato. Su Sound, sì. e magari anche parlare un po' di questo progetto, come dicevamo anche poco fa, insomma, che fuori onda ci stavamo raccontando un paio di cose, e ritengo opportuno magari poi che tu dia anche qualche tuo contatto, no, per farti un po' di pubblicità, sì, certo, e far sapere, certo, gli amici che ti vogliono contattare. Allora, parliamo del, certo, brano che abbiamo appena ascoltato. Ma Sound l'ho scritto, è uno di quei pezzi che nasce un po' di pancia, no? Come dicevo prima, sì, nasce veramente con le parole. Mentre scrivevo mi veniva la melodia, mentre suonavo la melodia con la chitarra mi veniva le parole. È stato veramente... è durato poco. La scrittura veramente è stato un parto rapido e quasi indolore.
E niente, questa canzone invita un po' ad aprire un po' la mente. Sembra dalla scrittura del testo riguardi solo la musica, in realtà non è così. Il mio incentivo è appunto cercare di aprire la mente dalla musica in poi, no? Non fossilizzarsi, no? Sulle cose, di avere una propria opinione, ecco. Tenere la mente ben aperta. Ho capito. E perché ti volevo anche chiedere, in questo brano, ad esempio, ci ho sentito anche molto, qui è solare come brano, se posso permettere, mette anche gioia come melodia, come musica. Okay. E il reggae, il reggae lo sento sempre molto, molto presente. Ecco qui quello che ti dicevo di questa pseudocontaminazione, no? E, sì, certo, questo disco si chiama Musing. Sì, Musing, che è il disco appunto che contiene Lost the World, Sound e le prossime canzoni che probabilmente metterete, sono tutte contenute in Musing, che è il mio primo lavoro da solista, mentre già sto lavorando al secondo disco, c'è molto molto meno reggae, ma perché non perché rinneghi assolutamente il genere o le mie radici, ma perché penso che la musica sia in continuo movimento come un fiume, no? Se dovessi disegnare la musica, disegnerei un fiume di note. E il fiume non è statico, continua a muoversi, e quindi la musica si muove, anche il genere musicale si muovono, le note sono un susseguirsi di movimento, mi piace pensarla così. E quindi ho un po' schivato il reggae. E quindi anche un'evoluzione. Senza rinnegarlo mai, esatto, un'evoluzione anche questa. No, certo. Sì, ci parlavi di questo album, appunto, da cui è tratto Sound pure, e anche di un altro progetto, vabbè, poi andremo ad ascoltare, non voglio anticipare nulla, tanto abbiamo ancora tempo. Per quanto riguarda i tuoi album, alle lavorazioni, appunto, dicevamo, e voglio tornare alla domanda che ti facevo prima di ascoltare questo ultimo brano, il secondo della serata, di Sound praticamente, no? Cioè, hai una band che comunque ti supporta, magari se vuoi li possiamo anche salutare, li possiamo anche nominare, se magari ci stanno ascoltando gli diamo un saluto, non c'è nessun problema. In realtà è una band di turnisti, quindi non sempre sono gli stessi. C'è solo Giorgio Mastrocola, che è il chitarrista ed è fisso con me, è anche il mio produttore. Ecco. Ok, e quindi che salutiamo e ringraziamo. E quindi per le date eventuali, ecco, sì, è chiaro. E ti dicevo, se vuoi dare anche i tuoi contatti, beh, a parte su Jamendo, dove ti possono trovare, appunto, Eddie, scritto Eddie, lo dico per gli amici. Eddie, vedete un ragazzone biondo, rasta. Esatto, che suona la chitarra. Non fatevi influenzare dall'immagine, perché vuol dire tutto e niente, sappiatelo. Esattamente. Perché sono la chitarra in spiaggia. Esatto, invece io, insomma, per i brani che ho sentito, devo dire che la qualità anche di registrazione del sound è molto molto buona, molto bella, è bello pieno. Grazie, come piace a me. No, figurati. No, e ti dicevo, appunto, se volevi dare anche dei tuoi contatti, naturalmente, che se qualcuno ti vuole contattare, dove ti trovi? Volentieri. Eddie è anche il nome della pagina Facebook, sempre E-D-D-I-E, ed è anche il nome del canale YouTube. Dove ci sono, diversi Eddie, ovviamente, soltanto che mi si distingue dagli altri perché ho molti tatuaggi e ho una capigliatura particolare. Una bella chiave affluente, diciamo, che ti contraddistingue. Sì. Diciamo così. No, comunque è vero, ti ci trovo facilmente. Scusate se mi sono intromesso a gamba tesa, ma volevo dire. Dovevi farlo. Anche perché questo trombone o pentola di fagioli tutta la serata è ovvio che è sottoscritto. Piccola notizia di servizio. Dovrei essere riuscito a caricare quella canzone di cui bravissimo. Grande uno. Io la terrei come ultima, caro Eddie, anche perché poi raccontiamo da chi è stata prodotta. Sì, anche il mio ultimo lavoro, quindi... Ecco, sì, e dopo ne parliamo di questo tuo ultimo lavoro. Torniamo un po' indietro. Ti dicevo, i tuoi contatti, appunto, li abbiamo dato, ti possono vedere. Intanto salutiamo dalla chat, dalla pagina Facebook, tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo anche, perché ricordiamo che andiamo in onda anche sulla web TV, sebbene non siamo col video, come ogni tanto mi capita, specie quando ho ospiti dallo studio 2 di Radio Saiuz. E salutiamo, appunto, Roberto, che
che naturalmente ci saluta prima che finisce il giga e adesso si è ricollegato. Ciao Roberto, Marco, siamo sulla stessa barca, mi sa, io e lui. Sì, beh, con Roberto lui con sì. Il giga, io con la batteria. Esatto, perché siamo qua in trepidante attesa. Salutiamo Annalisa che ci sta guardando e Marco, che lo ringraziamo sempre di cuore, almeno personalmente, per seguirci ed essere sempre al nostro ascolto, che è ormai un amico grandissimo e il nostro affezionato. E poi appunto Jadviga Jazia, che saluto e ringrazio perché ci dice ciao ragazzi. Naturalmente, se volete fare domande, e Ugo tu controllami pure la chat sul sito, se ci sono degli interventi che andiamo a fare domande anche a al nostro Eddie, con cui continuiamo la chiacchierata e tra poco ci riascolteremo anche un altro brano, perché personalmente, come ti dicevo anche nel fuori onda prima di iniziare la trasmissione, mi piacciono davvero tanto i tuoi brani, sebbene io provenga dal rock, caro Eddie, blues, rock blues, ma okay. Mi piace veramente questo sound molto molto fresco, grazie. Gioioso, con questa contaminazione reggae che comunque mette allegria, e anche ben suonato, se posso permettermi. E naturalmente, grazie, grazie, Eddie, grazie, grazie. Tu saprai anche l'inglese. Io me li prendo tutti i complimenti, eh. Ah beh, figurati, certo, finché si può, finché ce li danno, che visto che la vita... Devi! E salutiamo anche in inglese gli amici che ci stanno ascoltando da altre parti del mondo, in particolare Anna da Londra. Io penso che tu l'inglese lo saprai parlare benissimo, vero Eddie? Immagino. Ma benissimo, per... sì, benissimo, parlare, beh, sì. E se vuoi ci facciamo una chiacchierata in inglese, non per mancanza di rispetto ai nostri ospiti, e né per abbaiare, come dice Sayuz. And so, thank you so much for listening to us, to Anna and Philip from London. I want to say to you, hello, nice to be here with you. And we are talking about Eddie, that's the guest that we have tonight. Right, Eddie? Wow. Io se volete, la prossima volta vi faccio un saluto in portoghese. Bravo, in brasiliano, portoghese. No, in cinese no, caro Ugo, perché potrebbe avere tu alla chissà cosa avrei detto. Sai, in cinese, però qua in Italia conquisti, perché siamo ben mischiati ormai. Ben messi. Allora Eddie, tornando appunto a questo tuo lavoro, a parte l'ultimo lavoro di cui parleremo, raccontaci un po' anche dove l'hai registrato, perché tu sei di Milano comunque, l'origine brasiliana. Sì, io sono di Milano. Sono di Milano. Di Milano. Sì. Però il lavoro è stato registrato un po' qui in Italia, Mariano Comense al Six Sound, e parte del lavoro è stato registrato nel Rio Grande do Norte in Brasile. Quindi anche appunto il lavoro è stato diviso da entrambi i continenti. Ah, e quindi è stata una bella cosa, insomma, cavolo, interessante questo. Sì, siamo riusciti. Sì. Poi è stato mixato e masterizzato qui a Mariano Comense, perché volevo essere presente, volevo passarci un po' di tempo appunto sul mix, sul mixing e sul mastering, diciamo sul post-produzione, per chi non è addetto ai lavori. Capito. Ecco. Certo, sì, fatto bene. Però è stato registrato un po' qui, un po' in Brasile, da musicisti italiani andati poi in Brasile, da brasiliani venuti in Italia. C'è stato un bello scambio culturale, ecco. Pazzesco, fantastica sta cosa di sto scambio. Immagino anche la gestione di tutto ciò, anche da un punto di vista pratico. Sì, non è stato così semplice, ecco, perché poi ho dovuto ospitare i ragazzi in casa, sì, è stato divertente, però è sempre bello, la musica difficilmente divide, la musica riesce a unire anche dove falliscono altre cose, la musica riesce a unire. È vero questo, dove spesso falliscono tanti altri metodi e mezzi, cose anche, che dovrebbero farlo, la musica non è tenuta a farlo, ma lo fa. Bella questa. E salutiamo anche Marco Parisi, che sarà nostro ospite prossimamente, uno dei prossimi lunedì, l'annunceremo, non può detto perché ti scrive appunto sulla nostra pagina Facebook, sulla diretta, dicendo bravo Eddie, evidentemente sei piaciuto anche a Marco, grazie che mille. Anche lui è di Milano, grande, Marco grazie, è un musicista, ti annuncio. Wow, vediamoci, scambiamoci un po' di note. Esatto, volentieri. Poi se vi volete scrivere non c'è nessun problema. Radio Science è contenta di fare anche questo. Che appunto ricordiamo, Marco sarà ospite tra qualche lunedì, poi lo annunceremo tramite appunto il contatto di Roberto, che ringraziamo per fornirci sempre degli artisti. Caro Eddie, il tempo qui vola e ancora non ci siamo detti vola. Cose più belle. E sono le 22:36 minuti primi, le 10 mezza passate di sera. Naturalmente, sì, Central European Time, perché
naturalmente siamo nell'orario dell'Europa centrale, perché ci ascoltano un po' per tutto. Ringraziamo coloro che ci stanno ascoltando anche dall'altra parte, magari dal Brasile, caro, caro Eddie, non si sa mai, che qualche amico, appunto, se tu hai potuto pubblicizzare l'evento, ovviamente ci ascolta anche da lì. E andiamo ad ascoltarci un altro brano, sì, magari ce lo segnalerai. E andiamo ad ascoltarci un altro brano, vista l'ora, no? Anche per ascoltare qualcos'altro. Piccola richiesta, sì. Lo posso scegliere, sì, io il brano? Sì, anche perché sennò sì, lo scelgo io. Pensavo a You and Me. Sono rubato. Bravo. Sì, sì, io sono d'accordo. Anch'io volevo dirti la stessa cosa. Cambiamo infatti genere, fra virgolette, e andiamo più sul romantico. Poi però vorrei un pezzo rock io, perché sai, la mia indole non... Ecco. E allora, cari amici di Radio Science, ci stiamo appropinquando alla seconda parte di questa puntata con il brano, naturalmente, You and Me di Eddie su I Due Compari più Uno. Running out of my knees, I feel the time is always against me. It's not easy, the time to my skin, especially 'cause it's my you got so deep. They will want to breathe out the tree rain. Turn your lights and put your window curtain. I think about it, that feel inside. With you, that's not me, I start losing my mind. Your hair, smelling of spring. I've learned to wipe my eyes from your piercing. It's memory which cannot give a shape. Has it gotten the clips of something to shade? We forget the past. This is not a last. Don't stop to ask me if you never be you and me. Yet I find something to say. One more time than you and me. Yet of love, and it's not just a song, but tomorrow will come and I'll move on and on, move on and on. They will want to wait that it will rain. Turn your lights and pull your window curtain. I think about it, that you feel inside. Without you, there's no me, I start to lose my mind. Yes, I have a thousand guitars to play. The sun warms you all to stay. To play. Eccoci di nuovo qua, carissimi amici web ascoltatori, web tv spettatori, con questa chiacchierata di quest'altra puntata insieme dei Due Compari più Uno su Radio Science. Ospite Eddie, abbiamo appena ascoltato un brano davvero
come si può dire, insolito, caro Eddie, no, insolito, dai, però un po' più dolce, più anche quasi d'amore, oseremmo dire, no? Sì, no, è anche una canzone d'amore, sì. Infatti, sì, e a differenza degli altri che abbiamo appena ascoltato, che ho ascoltato prima, che invece erano un po' più allegri, o comunque sempre, e l'influenza reggae, anche qui, caro Eddie, con molto piacere, devo dire, che si sente, ed è bella, però era, mi piace molto. Funky, un po' di funk, bravo, esatto, mi piace il sound. E raccontaci un attimo appunto di You and Me, e soprattutto, altra domanda che volevo farti, ora mi è ritornata, balzata nella mia testa di caso vuota, la scelta della lingua anche, perché appunto canti. Certo, sì, esatto, certo. Ok. Prego, Eddie. Certo. Partiamo quindi dalla canzone, da come è nata. Dalla canzone, sì. La canzone è nata dalla solita cotta d'amore ricambiata per poco tempo, invece io ero totalmente preso da questa ragazza. Ma sono robe di vita vissuta. Ci hanno campato poeti, cantanti, pittori, chiunque ci ha campato su questa storia, no? E quindi cerco di camparci anch'io. No, però io scrivo sempre soltanto di cose che vivo o che vedo vivere a qualcun altro che mi sta molto vicino, quindi invento poco, magari allargo, ecco, gonfio un po' la verità, però quasi, cioè, praticamente sempre robe vissute, cose vissute in prima persona oppure appunto in terza persona, viste con i miei occhi. E invece per quanto riguarda la lingua, scrivo in inglese perché ve lo dico sottovoce e non fatelo sentire a nessuno. Penso sia un po' più facile scrivere in inglese piuttosto che italiano. L'italiano è bellissimo, è proprio una bellissima lingua, ne vado fiero di poterla parlare anche se scorrettamente. Certo. Però è veramente difficile comporre in italiano, è piena di vocali. Quindi le vocali sono le note che si suonano e bisognerebbe veramente suonare tutte le vocali. È difficile, fare le rime è difficile. Chi scrive bene in italiano è veramente un mago. Cito i De André, i Guccini, De Gregori, certo. Lo stesso Mogol. Veramente molto più bravi di me e non solo di me, di chiunque abbia scritto poi in inglese, secondo me. Potrei scrivere in portoghese perché è la mia seconda lingua. Io parlo come parlo in italiano. E infatti a metà luglio uscirà un brano in portoghese. Ah, bene, questo. Com'è, scusa la stupida domanda, ma di banale curiosità, perché noi non ci pensiamo mai, in effetti, è appunto il portoghese, o il brasiliano, perché si parla portoghese ovviamente, è come lingua a livello di musicalità, perché ovviamente l'inglese, come dicevi, è più facile, anche più immediato, no? Per il sound. Sì, l'inglese è pieno di consonanti, sì, si tronca tutto, sì, quindi sì, ti facile, riaiuta. Sì. Invece il portoghese... Bisogna saperlo, ovviamente. Ovvio. Com'è? Il portoghese è miscela le due cose, perché ha degli accenti che in Italia non usiamo, si usa anche un po' di palato molle come fanno gli arabi, no? Sì. Si usa la R moscia, per loro la R moscia è consuetudine. Interessante. È molto diverso, la pronuncia è molto diversa rispetto a quella italiana, però la grammatica è molto simile. Non c'entra quasi niente con l'inglese, anche se per esempio dare un calcio si dice sciutti, e sciutti, shoot è in inglese, sciutti è in portoghese, quindi qualcosa, si respira un po' di Inghilterra anche lì in Brasile. È interessante questa cosa, perché noi magari, sai, non ci pensiamo e non ci arriviamo, giustamente, avendo sempre l'italiano e l'inglese. È molto diverso il portoghese parlato in Brasile rispetto a quello parlato e nato in Portogallo. Sì, un brasiliano fa fatica quando arriva in Portogallo, fa un po' di fatica a capire, a comprendere. Mm-hmm. Potremmo definirlo come l'italiano arcaico, antico. Il portoghese, quello del Portogallo, è proprio stretto. Uh-huh. Diciamo che se la tirano un po' dal momento che la lingua è la loro, no? Certo. I brasiliani sono come gli americani con l'inglese, ok? È vero. E i portoghesi sono gli inglesi con l'inglese, capisci? Con l'inglese, esatto, fantastico. Tutto ciò è davvero divertente. Allora, caro Eddie, dici una cosa, una curiosità molto spicciola. Se qualcuno volesse venirti a vedere o trovare, hai dei concerti, una programmazione futura, delle date?
Nell'immediato no, partirò ad agosto, per 10 giorni farò un mini tour giù in Puglia, nel Salento, però in acustico, quindi io chitarra e voce con il mio fonico, che saluto, si chiama Filippo Di Salvo. Certo, salutiamo. E mi segue ovunque, e poi a gennaio partirò per il Brasile, andrò a suonare lì in Brasile. Nel frattempo siamo fermi in studio perché stiamo registrando il secondo disco. Ah, bene. E poi adesso arriviamo, prima di chiudere anche la puntata, tra meno di un quarto d'ora, anche a parlare di questo nuovo disco e progetto, come appunto accennavamo anche prima, che è molto importante anche per chi sta collaborando anche con persone veramente importanti, quindi conosciute ai più anche. E naturalmente gli amici della Puglia, quindi ad agosto, ricordiamo per chi ci stesse, questa mi è venuta bene, un po' alla Saiuz, per chi ci stesse ascoltando appunto da quella bellissima regione e area geografica, potranno avere il piacere di andarsi a vedere ad ascoltare Eddie dal vivo in acustico, che devo dire, caro Eddie. Il 31 agosto sarò giù, perfetto, in Salento. Esatto, quindi a fine agosto, nella seconda metà di agosto, e tenetevi pronti per accogliere Eddie e andarselo a vedere, perché devo dire che anche in acustico è molto interessante, molto bello, insomma, senza nulla togliere all'elettrico e diciamo alla band completa. Quindi, anzi, a volte devo dire che è più bello in acustico per delle sonorità. Ah, io mi diverto tantissimo in acustico. Esatto, infatti, perché riarrangiare i brani in acustico ha sempre un suo fascino, per quanto riguarda. Sì, è un'altra canzone, in realtà. Quando poi riarrangi un brano dall'elettrico all'acustico, è un'altra canzone, come scrive. Da zero. È vero, per certi versi è come rifarla da zero, è vero, sì, perché ti devi riadattare, no? Anche come strumentazione. Sì, certo, totalmente, è un'altra cosa. Infatti, caro Eddie, io direi, tra una dozzina di minuti, eccolo là, vai Ugo! Scusate se mi intrometto così. Bellissima così. Da un po' la sai, dai. Sì, un po', sì, ma però lui è l'inimitabile. Faccio la porta e butto giù tu. No. Sì. E Saius è più da buttare giù la porta, sì. Infatti. Hanno scritto su Facebook, sì, infatti, che la cara, chiedo scusa per la mia pronuncia, Jadwiga, sì, anche ha non scritto sapevo mai in portoghese. Esatto. Io adesso lo leggerò così come è scritto. Perché... Hola, meninos. Eu estava no Brasil por dois anos. Ah, beh, sicuramente. Ok. Poi possiamo rispondere. Eddie ha capito. Sì, devi, perché ci sta ascoltando. Ok, possiamo scrivere a onde. A onde vuol dire dove? Dove eri? Brasile ampio. Sì, perché se non ho capito male, nonostante l'allegra pronuncia del nostro Ugo, ha scritto che lei è stata per 2 anni in Brasile, giusto? Ho intuito in Brasile, bene. Sì, magari. Sì, giusto. In Brasile è molto grande, molto grande. Eh beh, ovvio, è come dire. Me la cavo con l'italiano. Facciamoci dire dove. Dici, a malapena parlo italiano. Penso che io sono così poliglotta che parlo male entrambe le due lingue, quindi. Beh, non mi sembrerebbe, dai, che te la cavi bene. Allora, cara Jadwiga, noi chiediamo scusa per come pronunciamo il tuo nome sempre, vedo che ci sta scrivendo. Ha detto a Belo Horizonte. Belo Horizonte, sì. Nel sud, ecco. nel sud. Ah, perfetto. Quindi, naturalmente, parlaci anche un po', quindi, dell'esperienza che abbiamo accennato all'inizio del Brasile, no? Quindi, sì. Di come, probabilmente tu ci sei anche, cioè, lo conosci fin da bambino, quindi da ragazzino, ovviamente. Sì. È un mondo completamente diverso dal nostro. Casa. Sì, ecco. Ma guarda, come ci dicevi, io ti parlo della mia realtà, certo, perché il Brasile è talmente giusto, ampio che potremmo parlarne veramente per una settimana intera senza riuscire a colmare ogni piccolo spazio. Io ti parlo della mia realtà. La mia realtà, io sono nato appunto in Italia, cresciuto anche in Brasile, nel nord-est, quindi sull'Oceano Atlantico. La mia casa è proprio a 40 gradini dalle onde dell'Oceano Atlantico. Io sono cresciuto col surf in mano, chitarra da una parte e surf sotto l'altro braccio. e quindi non ho, diciamo, motivo per parlarne male, nel senso che non ho mai vissuto grossi aspetti negativi, per quanto è stata appunto la mia vita in Brasile. Ovviamente sono ben consapevole ce ne siano, come ce ne sono qui in Italia.
potremmo veramente parlare, dilungarci in variopinti discorsi. Posso parlare a livello musicale, in Brasile il Brasile è veramente molto molto ampio a livello musicale. Ci sono diversi generi, tutti belli, per quanto mi riguarda tutti belli, tutti molto divertenti. E pensiamo alla bossa nova. La bossa nova, diciamo che è un jazz un po' più allegro, no? Un po' più saltellato, no? Un po' più divertente, anche se con la sua malinconia incredibile, no? Perché ha sempre dei testi molto melanconici. Però veramente il Brasile ha mille colori sotto questo punto di vista. E loro, poco tempo fa è stata rifatta una canzone di Grignani in portoghese che ha spopolato in Brasile adesso. Ma dai. Chiedo scusa, non ricordo il titolo. La mia storia tra le dita. Bella. Non ricordo il titolo portoghese-brasiliano. Ha fatto veramente grosse, grosse vendite. Tante vendite, perché loro ci apprezzano parecchio. Ma dai, molto interessante questa cosa. E ci scrive Giazia, che bello, che poi si legge Giazia, penso Giadviga, che corrisponde a Dvige, tra l'altro, che no, lei ha detto che è nel Minas Gerais. Conosco Minas Gerais. Ecco. Minas Gerais è la patria della cachaça, che è il loro distillato di canna da zucchero. Diciamo la loro grappa, ecco, diciamo. È giusto, è vero. Ecco quanto poco buono. Vedi, se ci fosse stato Saiuz si sarebbe già scolata come vecchi tempi. Allora, caro Eddie, direi che 22:53, tra qualche minuto volgiamo al termine, ci andiamo ad ascoltare un altro brano, magari anche uno breve, in modo che poi ci restano anche 5 minuti o qualche minuto per farci un'ultima chiacchierata. E io lascio scegliere a voi, fate voi. Sì, infatti stavo guardando. Sì, caro Ugo, guardavo. Uno breve. Breve ma ucciso. Scelgo io, Sì, no, scegli tu, dai. No, tu che hai i minuti sott'occhio, perché io quando li vedo i minuti. Rock with me potrebbe andare? Sì. Ditemi, io non ho problemi. No, perché non vedo i minuti, allora non so la durata, perché volevo farvi qualche minuto. Facciamo così, dai. Sì, dai. Allora, scelgo io, ho scelto questa qua, Perfetto, vai. E naturalmente qualche minuto e poi torniamo con Eddie per i saluti finali e ci racconta appunto dell'ultimo progetto con chi sta collaborando. Vai col brano, anzi, partito! Cosa devo dire io, aspetta. Hai ragione, scusa. Se no. Partito! I wanna be with you, walking on the beach. I wanna make you feel the sound of my heart. The time is over, girl, I wanna love you. I tell you only once, so don't call me when I'm gone. Oh, now, rock with me, lady. Rock with me, honey. So rock with me, lady. Rock with me all along. Do do up, do up, do up. I feel no the distance all night long. Do do up, do up, do up. Oh, let my love come. I wanna wait in vain. Maybe here we go with the pieces of my heart. Moonlight is witness, girl, I never hurt you. Don't treat me like a dump, I'll wait until the sun will burn. Oh yeah, rock with me, lady. Rock with me, honey. So rock with me. Do up, do up. I feel no the distance all night long. Do up,
doo-wop, doo-wop. All night long, doo-doo-wop, doo-wop, doo-wop. I feel no the distance all night long, doo-doo-wop, doo-wop, doo-wop. I wanna be with you. Walking on the beach, I wanna make me feel my heart. Let my lover, let my lover, let my lover come. I don't wanna wait in vain, don't treat me like a dumb. Wanna be with you. Walking on the beach, I wanna make me feel my heart. Let my lover, let my love, let my lover come. Oh yeah. Rock with me, lady. Rock with me, honey. So rock with me. I feel no the distance all night long. Do do up, do up, do up. Yeah, all night long. Do do up, do up, do up. I feel no the distance all night long. Do do up, do up, do up. E di nuovo qui in diretta per l'ultima tranche di questo finale di puntata, lunedì 19 maggio 2017, sono le 22:58 minuti primi. Abbiamo passato la serata con Eddie, questo nostro artista italo-brasiliano, Eddie, posso dire, giusto? Sì, diciamo dai, così. Sono italiano al 100%, dai. Però mi sento un po'... Esatto. Esatto, anche per non rinnegare per l'origine, appunto, di cui abbiamo tanto parlato, anche del Brasile, anche in quest'ultima parte. Ricordiamo che per chiunque si fosse perso questa puntata in diretta, naturalmente va sempre intanto a disposizione delle nostre pagine in internet, quindi nel sito www.radioscience.it, naturalmente poi nella pagina YouTube di Radio Science e anche qua nella pagina Facebook sempre di Radio Science, per cui è subito disponibile appena lo verrà caricato e poi va il giovedì pomeriggio in onda, ovviamente per quanto riguarda la differita, come piace dire a me, cioè quando la replica viene mandata dalle 2:30 in poi, per chiunque se lo fosse perso. Quindi se volete fare pubblicità a Radio Science e ai due compari naturalmente in particolare e riascoltare questa puntata o farla riascoltare agli amici, sapete come fare. Eddie, una tranche finale. Allora, questo tuo nuovo progetto, stavamo dicendo, il grande Ugo, testa di caso, è riuscito a caricare il tuo ultimo brano che hai caricato da poco, appunto, su Jamendo, di questo tuo ultimo progetto. Vuoi dirci due parole in conclusione? Sweet. Vai. Guarda, Sweet, la canzone si chiama Sweet, farà parte di un nuovo disco di 8/10 tracce, ancora da decidere, ancora alcune da registrare, quindi abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Questo lavoro a metà finora è prodotto da Giorgio Mastrocola, che citavo prima e saluto, che è certo il chitarrista di Max Pezzali, di Battiato, di Morgan, di Gianna Nannini, di tantissimi artisti italiani, e appunto abbiamo avuto il piacere di collaborare con Max Pezzali per questo brano, quindi ne vado parecchio fiero. Certo, anche perché... E com'è Max Pezzali? Scusa la mia domanda banale, perché in effetti per noi rimane Max Pezzali sempre... potrebbe stare sì, lì a fianco a voi, e voi lo trattereste come state trattando me, quindi come il più vecchio degli amici. Una persona come vedete, non c'è niente di artefatto, a differenza di molti altri che ho avuto certo piacere di conoscere, ma comunque certo, come proprio umano. Infatti mi dà l'impressione che sia proprio così. Bene, caro Eddie, 23 minuti primi, in questo momento sono le 11 di sera, si chiude la nostra puntata. Naturalmente, come dico spesso, anche Eddie annoverato fra gli amici di Radio Science. Caro Eddie, come hai passato questa oretta con noi?
Guarda, ma mi io fa passerei piacere, un altro paio di ore. Ah, molto volentieri. Guarda, mi fa piacere, ti ringrazio anzi del tuo apprezzamento nei miei, nei nostri confronti. E se sono c'è posto vengo lì a farvi compagnia. Guarda, quando vuoi. Naturalmente, come dico sempre, le porte di Radio Science e dei due compari, nella fattispecie, sono sempre aperte e finché ci siamo, quindi puoi sempre ritornare, anche magari per parlare dei tuoi prossimi progetti e di qualsiasi volentieri altra cosa. Quando vuoi ti aspettiamo. Volentieri. Bene, caro Eddie, ti auguriamo un buon proseguimento, un buon in bocca al lupo per tutto, naturalmente. Grazie, e grazie, ti ringrazio, grazie a te, ti ringraziamo per essere stato ospite qui da noi. E è stato un ci diamo, grazie, mi fa piacere anche a me. E ci diamo appuntamento per la prossima volta che tornerai. Naturalmente i tuoi brani andranno in onda su Radio Science, ormai annoverato tra i nostri amici, quindi quando vuoi ascolta e divulga pure il verbo di Radio Science anche tu, quando vuoi e puoi. Ovvio, con piacere, volentieri. Grazie mille. A prestissimo allora, alla prossima. Grazie a te, ciao Eddie, rimani pure qui sotto che ci salutiamo poi nel fuori onda al solito. Certo, con le chiudere. Caro Gianluca, ecco, ma Ugo, se vuole salutare, se vuole salutare qualcuno. Ah certo, scusa Eddie, se volevi salutare qualcuno resta qui, di pure, facciamo una fatti una risposta, sì. e datti una domanda. Faccio la domanda e mi do la risposta. Esatto. Al contrario. No, io saluto esatto, tutti i miei collaboratori italiani, brasiliani, inglesi, pugliesi, di qualsiasi nazionalità, genere, sesso, di qualsiasi. Non ho una persona in particolare, se non Giorgio Mastrocola, che è il mio produttore, e Filippo Di Salvo, che è il mio fonico, che mi seguono ovunque, e sono loro il primo motore che mi dà la carica ogni giorno per scrivere, per inventare robe nuove. Bene, mi fa proprio piacere. Altri amici che vuoi salutare, naturalmente? No, vai pure, approfittane, amici anche se stiamo sforando. Tutti i ragazzi, bimbi, adulti, vecchi, anziani, giovani, che vengono sotto il palco ogni volta, si spingono anche oltre, salendo sul palco con me di tanto in tanto. Dai, bellissimo. Sì, io non ho transenne tra me e il pubblico, anzi. Scendo io, salgono loro, quindi non c'è nessun tipo di problema per me. Saluto e ringrazio tutti, uno per uno, vorrei abbracciarli uno per uno, è difficile, quindi vi saluto. Bene, qui da voi. Grazie, mi fa piacere. Grazie Daddy, ancora del tuo entusiasmo, del tuo apprezzamento. Naturalmente una buonanotte a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori, e grazie per essere stati al nostro ascolto, e mi raccomando, meditate gente. Meditate, ma non troppo. Ma non troppo, fa anche male, e ve lo dice uno che medita troppo, vero Ugo? Esattamente. Allora vi rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo, naturalmente salvo imprevisti del caso, del supremo Dio cosmico, e naturalmente vi ringraziamo per essere all'ascolto dei due compari di Radio Science. A presto, buonanotte a tutti, ciao. Ciao. Ah, e ascoltiamo l'ultimo brano di Eddie, giusto, scusami Ugo, è già fatto. Dimenticato, esatto, e siamo già fuori onda, giusto? Just consider a raindrop for a mighty drop. Even
never ever won. You're one of my soul. Look out the window, rain is still a fall. I just can't tear the raindrop for mighty drop. Even when you hurt me tenderly. And suddenly you run away from me. Yes, I'm alone. Time is better.